Lo sapete qual è la parola più cliccata sui social network? Colesterolo. Colesterolo in realtà è veramente una patologia che è talmente silenziosa che può essere considerato un killer silenzioso, perché in realtà non dà, diciamo così, dei sintomi riconoscibili, invece purtroppo fa dei danni che sono molto molto riconosciuti. Allora, come possiamo, con la salute via mangiando, aiutare a contrastare l'accumulo di colesterolo attraverso i cibi che mangiamo? Intanto scegliendo dei cibi ricchi di fibre. Perché? Perché le fibre sono gli spazzini delle nostre arterie, aiutano quindi a eliminare quei depositi che possono poi diventare purtroppo molto molto pericolosi per la nostra salute. Dobbiamo arricchire la nostra alimentazione di cibi che sono ricchi quindi di aiuti, che possono essere l'avena, le normali lenticchie. Le lenticchie sono un grandissimo aiuto, per esempio, contro il colesterolo. Dobbiamo invece evitare tutti quei cibi che sono con dei grassi nascosti, l'eccesso di grasso. Non dobbiamo demonizzare le uova. Le uova, se sono cotte in maniera corretta, quindi non devono essere sottoposte a una cottura troppo forte, nel senso che, vi faccio l'esempio, l'uovo alla coque è meglio dell'uovo sodo. L'uovo scramble, appena appena girato così in un padellino, è meglio di un uovo che è troppo cotto. Perché? Perché se è vero che l'uovo può produrre del colesterolo, che poi non è colesterolo cattivo, però contiene la lecitina, che è antagonista del colesterolo. Quindi la lecitina è, diciamo così, è sensibile alle alte temperature, alla cottura eccessiva, quindi basta che le uova, che sono un alimento importantissimo per il nostro benessere, cuocerle molto poco. Un altro consiglio che mi sento di dare è quello di cercare di controllarlo regolarmente, il colesterolo, in maniera tale che se vedete, ad esempio, che si sta magari alzando in maniera sbagliata, dovete limitare gli zuccheri, perché gli zuccheri purtroppo si trasformano in grasso. Quindi dobbiamo rinunciare anche al nostro magari amato bicchiere di vino, perché l'alcol, ricordiamolo, purtroppo è molto ricco di zuccheri e gli zuccheri si trasformano in grassi. E l'altra raccomandazione di cui noi siamo ricchi, per fortuna, nel nostro paese è l'olio extravergine d'oliva. È un grande aiuto per combattere il colesterolo. Alla scoperta dell'avena. L'avena è un alimento davvero prezioso, utile in cucina ed è, pensate, uno dei primi alimenti in cima alla lista di quelli anticolesterolo. Perché? Perché è ricco di fibra solubile. Questa fibra raccoglie acqua, si trasforma in gel e aiuta a contrastare l'assorbimento di grassi nel sangue e quindi contrasta il colesterolo. Come possiamo utilizzare l'avena? Non solo per realizzare i cosiddetti porridge famosi un po' in tutto il mondo per le colazioni o da unire allo yogurt o al latte, possiamo utilizzare l'avena per realizzare delle panature originali, sì, proprio quelle, delle panature per esempio per delle cotolette, per delle crocchette di verdure, delle crocchette di pesce. Come dobbiamo fare? Prendiamo dei fiocchi d'avena e li mescoliamo con della granella di mandorle o di pistacchi o di nocciole. Oppure fiocchi d'avena con semi di papavero oppure semi di sesamo. Prendiamo la nostra crocchetta, la nostra cotoletta, la tuffiamo nella chiara d'uovo sbattuta e poi la paniamo con questi fiocchi d'avena originali, appunto con della granella di pistacchio, di nocciolo, di mandorlo oppure di semi di papavero o di sesamo. E procediamo con la frittura. Vedrete il risultato croccante e dal gusto davvero originale.